Ciao, sono Alessio Ferraro, ho 29 anni, sono un libero professionista, faccio l'impiantista di impianti di condizionamento e riscaldamento, una ditta mia, individuale, e gioco nel Real Viale da ormai, penso, 15 anni, diciamo che la storia nostra è iniziata da subito, dai campi di calcetto di quando eravamo piccolini, la nostra storia arriva fino a oggi. Allora, la mia storia calcistica parte da quando ho 10 anni, anche perché prima frequentavo il nuoto, e ha vissuto 13 anni, diciamo, di agonismo, dopodiché si è dovuto fermare perché per motivi di lavoro sono dovuto smettere. Ho fatto 11, 7 e 5, diciamo che il 5 l'ho visto intorno ai 20 anni e l'ho iniziato a frequentare. Di vicino a casa nostra c'era un campetto di calcio a 5, quindi poi siamo dilettati a fare dei mini tornei a 5. Ma io mi vedo tanto come livello calcistico, come tanto una persona di cuore, determinata, quella sicuramente, e do molto alla squadra. Io tifo tantissimo il Milan, sono metà rosso e metà nero da quando sono nato e sono fatto parecchi anni andare a vedere il Milan. Ora purtroppo con gli impegni di lavoro ho dovuto un pochino lasciarmi andare, però continuo a tifare Milan. Beh, sacrifici da fare sono quelli di, anche se arrivi tardi la sera alle 9 a casa, diciamo che devi comunque prendere, cambiarti, fare il borsone, andare a giocare magari anche alle 11 di sera, però lo fai con la voglia di giocare, nel senso comunque è uno sfogo, lo vedo io, come anche il motivo per stare insieme tutti quanti. La passione per poter di voler giocare ti spinge a fare questo. Si può dire che noi siamo nati da quando abbiamo 5 anni, quindi giochiamo insieme da quando siamo piccolini, e da 15 anni questa parte che ci iscriviamo a tornei e proviamo a vincere qualcosina. Da quando eravamo piccoli giochiamo nel campetto dietro casa, infatti il nome Real Viale prende appunto il viale in cui giocavamo a pallone, che era Viale Ungheria. Come nostra squadra mi definisco un po' particolare, nel senso che a differenza di altre squadre che vedo siamo un pochino più, ci urliamo dietro, ci rincorriamo, però lo facciamo giusto per metterci la foga giusta e la voglia di arrivare all'obiettivo, per questo lo facciamo. Ma noi ci gestiamo, penso, più che altro con noi stessi. Sappiamo che quello che c'è in campo, che ci diciamo, muore e finisce in campo. Nel senso, inizia la partita, a fine partita tutti amici come prima, si va a bere una birra insieme, niente di più. Il ricordo più bello che mi porto dietro al Real Viale sicuramente è un torneo fatto tutto in una notte, in cui siamo scesi in 5-7 giocatori e siamo ritrovati in 5 contatti per disputare tipo 8-9 partite. Quindi siamo arrivati alla finale distrutti praticamente, abbiamo perso di un gol all'ultimo momento, ma è stata una bellissima emozione. Penso che quella sia la partita che ci portiamo dietro tutti quanti. Ma di smettere purtroppo ci penso, nel senso che ci ho pensato già quando ho dovuto smettere di giocare a 11 e la cosa non mi ha fatto piacere, però per forza di cose ho dovuto farlo. E di smettere a 5 o a 7 i vari tornei che faccio, penso che smetterò quando le gambe non ce la faranno più, però andrò avanti finché più che posso. Ma io del calcio posso soltanto dire che è il mio secondo hobby, la mia seconda passione più che altro, insieme al canto, quindi me la porto dietro e la coltivo tutti i giorni più che posso. Penso che sia una delle cose principali che ti fa andare, avere stimoli più che altro, ti fa avere degli stimoli. Dedico questa intervista ai miei compagni di squadra, ai quali dico sempre di non mollare, di andare determinati all'obiettivo, e in bocca al lupo per la nostra semifinale, speriamo di passare. Ciao, grazie.